Salve gente, benvenuti in questo nuovo video della The Fonler Rot parte 2. Sì, allora, ho dovuto rimandare l'uscita del primo video della parte 2 perché essenzialmente ho avuto dei problemi personali che non di cui non posso parlare, che mi hanno impedito di registrare l'episodio, praticamente lo stesso giorno in cui è uscito il trailer. Sì, perché non avevo l'episodio, cioè non avevo già la registrazione pronta, ma l'episodio preparato ce l'avevo pronto comunque. In ogni caso mi avete detto che non è un problema se l'episodio comunque viene rimandato o no, per cui sono abbastanza tranquillo. Mi spiace comunque di non aver mantenuto la promessa, però purtroppo non ci riesco. Non riesco di martedì, per cui uscirà praticamente il mercoledì. In ogni caso ditemi che ne pensate del trailer, perché ci ho messo veramente tanto a farlo. E credo che comunque questa parte 2 sarà molto molto lunga. Se non l'avete visto, tipo l'episode list che ho pubblicato nella community, comunque andatela a guardare perché è interessante. Comunque già da lì potete avere un po' di spoiler. Ok, allora, in ogni caso, l'ultima volta ci siamo lasciati all'allenamento, di cui ho tagliato una parte perché essenzialmente l'avrei sintetizzata qui a parole. Il nostro bro, nella parte dell'allenamento che non avete visto, mi ha insegnato come essere meno prevedibile. Comunque abbiamo fatto vari allenamenti per la velocità, per la difesa e anche l'attacco. Ho scoperto comunque questa abilità chiamata Slash of Victory, Fendente della Vittoria, che sembra essere molto interessante e fare anche danno abbastanza elevato, per cui non male. Abbiamo scoperto anche di avere un'invisibilità ottima. Cose che potremmo sfruttare nel torneo dipende dalle situazioni che ci capitano comunque di fronte con il nostro avversario. Ora io direi di andare un attimo al ring, perché il torneo sta per iniziare, inizierà a momenti. Andiamo. Comunque non so cosa mi ritroverò appena entro. Ok, eccoci qua. Mi sa che c'erano tutti quanti e mancavamo soltanto noi. Mi ha fatto un po' di ritardo, mi sa. Salve, stavamo aspettando te. Ok, va bene, scusate il ritardo però. Ok, allora io direi che il torneo sta iniziando. Vediamo un po', vediamo che dice. Iniziamo con i primi concorrenti. Mettetemi in posizione. Va bene. Sono loro due. Chissà noi quando combatteremo, perché effettivamente volevo controllare le tombe e le stanze velocemente, perché non vorrei, cioè non vorrei che questo video duri troppo e poi non posso controllare le stanze e le tombe. Ok, sapete le regole. Non ci si arrende, la torcia di allenamento vi protegge e combattete finché non vi dico di fermarvi. Ok, fino alla fine si combatte con onore. Queste erano un pochino le basi della mentalità da warrior e vincitore. Ok, vincitore guerriero sta per dare il via, mi sa. Oppure si preparano mo. Preparatevi. Ok, guerrieri base con più o meno le nostre stesse armi. Togliamo lo scudo, ce lo mettiamo dopo in combattimento. Starò zitto per godermi il duello io. Ok. Siete pronti? Certo, ok. Scusate.
Fermatevi. Ok, non so se ci sono dei problemi con l'audio o no, perché io ho avuto la possibilità che si è tippato di qua, non so, vabbè. Non ho sentito bene un attacco o due. Tu vai? Ma dici a noi? Andiamo, sentite. Credo che stesse dicendo a me, preparatevi. Ok, mi sa di sì, mi sa di sì. Andate, è subito. Ok. Vai. Bene. Vediamo cosa fa, scriviamo. Slash della vittoria. Fermi. È abbastanza, eccellente. Ok, abbiamo vinto, eh? Abbiamo vinto il duello. Siamo pronti, secondo me. Uscite dal ring. Se volete, potete prendere un po' di riposo fuori. Vi avviseremo quando saremo pronti per darvi i risultati, ok? Sentite, andiamo un attimo a controllare le stanze, perché se effettivamente abbiamo la possibilità di andare fuori e prendere un po' di riposo, non evito comunque di controllare le stanze. In ogni caso, andiamo. Vediamo, allora, andiamo un attimo nella nostra stanza. Oh, ma c'è il fabbro qua. Ok, vabbè, stanza barricata come sempre. Ciao. Mi dispiace per quello che è successo l'ultima volta. Puoi farmi un favore? Vabbè, ok, diciamo va bene. Non mostriamoci comunque ostili, perché il fabbro è utile. Se ce lo facciamo nemico, poi vabbè. Non ti preoccupare, dimmi tutto. Prendi questa chiave, per favore. Sto cercando di aprire quella porta lì, quella là barricata, mi sa. Ma è un po' difficile. Qualcuno potrebbe rubare le chiavi che sto creando. Quella è una di loro, ok. Come si chiama? Aspettate. Chiave delle memorie. Non è un po' strano, eh? Ok, mi sa. Guerriero. Andiamo, devo mostrarti quello di cui stavo parlando. Ok, ma io che devo fare? Ok. Io che devo fare qua? Cioè, devo stare con la chiave qui? Ti contatterò appena ti necessiterò qua, a presto. Cioè, io devo stare qua ad aspettarlo? Non ho capito. Ok, vabbè. Che succede? Telepatia? No, visione? Che ca... Ma dove siamo? Ma questa sarà la tua stanza, ma è il guerriero dello sterminio e un vincitore, una vincitrice, non lo so. È un po' vuota, mi sa, credo. Sarai in grado di riempirla con tutto quello che vuoi. Cioè, questa è la stanza del guerriero dello sterminio, ma dove siamo? Mi piace. Ci sono due croci. Croce del primo vincitore e croce... Non so di... Primo vincitore? Ciao. Hai qualche novità? Ma che cavolo sta succedendo? Cioè... Ciao e sì. Il primo Hunter... è appena scomparso. Le cose si stanno facendo sospette.
il primo Hunter. Cioè, io non sapevo manco dell'esistenza di un primo Hunter. Però, ok. Capisco. Dove sono gli altri? Che cazzo. No! È finita la visione. E sentite. Andiamo un attimo. Di nuovo? Di nuovo? Ok, la barda in mano. Vieni qui. Al ring. Il torneo è finito. Stanno per dare i risultati. Ok, è già finito. Madonna. Vabbè, sentite. Cioè, che cavolo significa quella visione che abbiamo avuto? Cioè, io non capisco. È dall'ultimo episodio che abbiamo queste visioni strane. Cioè, nel quinto episodio abbiamo visto il guerriero dello sterminio alle tombe. Ed è scomparso dietro una croce. E poi oggi abbiamo visto il guerriero dello sterminio con un vincitore o una vincitrice che non conosciamo. E il primo vincitore. Ok che il guerriero dello sterminio effettivamente è il figlio del primo vincitore, ma perché? Che senso hanno se... Perché le sto avendo io se visioni? Tra l'altro, appena otteniamo la chiave delle memorie, e quella sembrava essere proprio una memoria del passato. Sentite, non lo so. Andiamo un attimo al ring, va. Manifested this. Failing's how you grow and learn your lessons, kids. Take the worst and try to make the best of it. Cause when you fail, just know that it's a test in it. You can learn to pick yourself back up again and train your brain to not be such a pessimist. It's okay to make mistakes, just don't forget that there's a high road, but I skip the exit when I'm...